partiamo dai prodotti entry con connettività wifi in due versioni, 7 pollici e 8 pollici nel formato 4 terzi, prodotti che arrivano con street price di 119 euro per 7 pollici e 149 per l'8 pollici. Stiamo parlando di prodotti Android. Passando ai prodotti con connettività 3G, abbiamo due alternative, una con Android 7 pollici a 159 euro, una Windows 8 pollici a un prezzo di 229 euro che sarà disponibile a partire da febbraio. Tutti i prodotti con connettività 3G come questi e 4G come i prossimi che andremo a vedere arriveranno sugli scaffali con il servizio Data Pass incluso, che prevede una SIM dati con un'offerta di 250 MB di traffico dati incluso gratuito per 2 anni, con tutta una serie di piani di upgrade per aumentare il traffico dati a disposizione e customizzare il prodotto. Passando ai prodotti di fascia più alta, abbiamo 3 prodotti con connettività LTE, un 8 pollici, 299 euro, un 10 pollici, sempre street 299 euro, e un 7 pollici, dalle caratteristiche molto, molto di alta gamma, con display Full HD, la batteria da 7000 mAh, 13 megapixel di fotocamera posteriore, 8 di fotocamera anteriore, 399 euro. Come detto, questi sono tutti prodotti con connettività LTE 4G e sono disponibili dai prossimi mesi sulla scatola. A completare la gamma c'è un prodotto già precedentemente annunciato, che è lo Slate 6 Voice Tab, un tablet, quindi un prodotto di convergenza tra lo smartphone e il tablet, 6 pollici, dual SIM, 249 euro già presente sul mercato.